Ecco, finita la parata militare, via dei Fori Imperiali si è trasformato nel paradiso dell'Umarell e dei turisti, che stanno girando un po' spaesati dicendo: ma dove sono i soldati? Dov'è la gloriosa fanfara? Dov'è la gloria d'Italia? E invece solo nude tribune, sdaure culone, signori in bicicletta come me che se ne vanno in giro col cagnolino. La domenica è ripresa felice come tutte le domeniche romane di chi non ha altro da fare che venire in bicicletta per i Fori Imperiali, come appunto io. Turisti che erano venuti, cessi pubblici ormai straboccanti, tribune vuote, stanno cercando un signore col cappellino alla Ferrari che si è perduto. Stanno dando ogni tanto questo annuncio. Qua dove poco fa stanno le autorità d'Italia, ora non c'è più niente. Altri culone davanti. Sta attento Filippo a non venirmi addosso. Questo sono io con Tommy, questo è il venditore di ombrelletti, questo è una specie di garibaldino o secessionista o soldato che sta facendo riprese. Tra un po' mi schianterò sull'Umarell che farà finta di non sentirmi. Ecco, questo Umarell alcolista. Adesso mi sono imbracato dietro questi camion, resterò forse spiaccicato, ma ce la faremo a passare per questo pertugio. Romana Diesel, ecco, ce l'abbiamo fatta, sono passati. Riecco nuovamente la fine della festa della Repubblica, che è durata un'oretta scarsa, però doveva essere una festa sobria, e sobria quindi è stata.